Qualcuno ha cercato di, insomma, qualche giornalista, dice, ma no, questi vi stanno criticando, qualcosa. No, per me è un piacere poter dibattere, discutere con una critica costruttiva un'opera che probabilmente è la più importante del Piemonte dal punto di vista sanitario. E come dicono i giapponesi, ogni ora spesa nella programmazione della progettazione rende al cubo poi in fase di esecuzione. Allora, se oggi si evidenziano delle criticità, se oggi si evidenziano delle problematiche, e chi meglio degli operatori che tutti i giorni, e uso una frase, un verbo che insomma, ci tengo, reggono la sanità, perché in molte parti di della nostra regione sono i medici, sono gli infermieri che reggono il sistema, che diversamente, davvero, con la loro buona volontà, con il loro impegno, perché in condizioni, non devo dirlo a voi, a volte difficili da sostenere. Ebbene, chi meglio di voi può evidenziare queste criticità? Io leggerò con grande attenzione il vostro documento e vi chiedo un ulteriore sforzo, cioè di redare gli atti di questo convegno mettendo insieme la parte, diciamo, di l'osservazione, la critica, insieme alla controosservazione, in maniera che il sottoscritto e anche gli uffici e i dirigenti dell'assessorato, vi assicuro, li valuteranno con grande attenzione. Come ricordava il dottor Falco, però, noi ci siamo inseriti in un processo avviato da anni. Oggi ci troviamo in una condizione di sostanziale procedura di evidenza pubblica, di una gara aperta. Partirà poi, credo in autunno, quello che si chiama il dibattito competitivo, che ha un nome dolce, ma è comunque una procedura di gara. Ci sono delle regole, noi abbiamo anche attivato, chi mi ha preceduto ha attivato un protocollo collaborativo con l'ANAC, cioè che l'Authority Anticorruzione, proprio per la gestione corretta di questa procedura. Ricordavo il dottor Falco, ci sono ancora gli spazi per modificare, per fare delle modifiche senza stravolgere completamente il progetto, senza dover ritornare ai livelli iniziali. Però sicuramente tutti gli spazi che avremo a disposizione li terremo aperti per migliorare il progetto, se in quanto possibile, della Città della Salute, che è un'opera importantissima. Ne abbiamo alcune altre aperte a Novara, ne abbiamo nel Verbano, alcune, però sicuramente questa è un'opera di rilievo nazionale. Quindi la maggiore attenzione, la maggiore tutela anche così il rispondere alle ragioni del mio committente, che sono i piemontesi, è sicuramente una priorità. Quindi, e noi lo faremo con grande attenzione, soprattutto sulle criticità evidenziate da voi. Quindi grazie del lavoro che avete fatto, che state facendo. Non c'è solo la questione della struttura dei posti letto. Ha ricordato giustamente, le riduzioni dei posti letto negli ospedali devono essere accompagnate sicuramente da un coordinamento delle altre strutture, prima di tutto, ma soprattutto da una rete territoriale che deve in qualche modo sostenere, diciamo, il fatto che solo l'acuzie, e l'acuzie in maniera molto ristretta, viene curata nell'ospedale e poi li mandiamo sul territorio. Questo non è avvenuto in passato, non voglio stare qui a fare delle colpe, ma anche lavorando dall'interno, anche dal basso della sanità, ho visto che non c'è questo. Questo è un problema enorme che noi sicuramente dovremo affrontare. Mi piacerebbe rimanere fino alla fine di questo convegno per sentire direttamente tutte le vostre osservazioni e controosservazioni. Mi scuso perché dovrò andare via molto presto e vi spiego anche il perché, non è un tentativo di eludere o di dribblare. Domani mattina abbiamo un'audizione della Corte dei Conti proprio sul bilancio e su una parte che riguarda anche la Città della Salute, e preferirei cominciare il mio mandato magari non con un rinvio a giudizio, ma cosa più, un po' meno, quindi vado a prepararmi per l'audizione della Corte dei Conti. Attendo però davvero con impazienza il vostro documento per poter valutare insieme ai tecnici, valutare quelle, e mi permetto di aggiungere quelle osservazioni che forse sarebbero dovute essere prese in considerazione molto tempo fa. Si sarebbe dovuto partire con
un diverso approccio e prima di tutto ascoltare i lavoratori della sanità e poi l'urbanistica, tutta la parte accessoria. Ieri, dopo aver visto la bozza di questo documento, ho sentito il direttore di ARPA Piemonte. Ci troveremo settimana prossima proprio anche per sviscerare le problematiche legate alla bonifica. Questa bonifica fino a 7 metri, insomma, che qualche problema lo crea. Stiamo lavorando tutti davvero perché questo progetto sia il miglior progetto possibile per Torino, ma per una regione che ha davvero bisogno di invertire la tendenza. Noi abbiamo bisogno di strutture efficienti, di strutture attrattive. È inutile che vi ricordi che noi paghiamo 60 milioni all'anno di mobilità passiva, mentre le regioni vicine ne intercettano 800 di mobilità attiva. Noi vorremmo diventare una regione che attrae pazienti, che attrae da tutta Italia, e insomma, è un passo è realizzare queste strutture d'eccellenza. È insostenibile, ho fatto solo un giro sommario nelle attuali strutture, pensare di ristrutturare o di mantenere i livelli attuali di queste strutture. Quindi avrete il mio totale appoggio e spero che le critiche costruttive che mi farete possano essere accolte compatibilmente con la procedura, ma insomma l'impegno noi ce lo mettiamo tutto.